Ciao ragazzi, sono qua in zona industriale di Roncaietto. Oggi c'è una gara di auto racing. Qua c'è le varie scuderie. Quindi intanto iniziamo un po' a girare. Stavo curiosando qua sul dietro le quinte. Caspita che belle auto. Un V6 4.2, porca miseria dell'Audi. Che motore pazzesco, montato su questa carrozzeria. Bella che ha spada o tra lo dentro, non forza che vinto. Motore gigantesco. Vado qui a vedere le cose. Coffee briefing. Sono macchine di tutti i tipi. Altre auto, perché più tardi ci sarà la gara, ma qua sono le varie scuderie per vedere in anteprima i mezzi prima che possono correre. Pazzesca la livrea di questa. La mitica 1 turbo super pistolata, forte e bella, cazzo. Un'altra auto della Lunardi Racing,
Pazzesco, ragazzi. Sono veramente qualsiasi tipo di auto super pistolata, ragazzi, pazzesco. Una più bella dell'altra. Allora, il nostro Claudio sta facendo le ultime verifiche. È il nostro commissario. La 126 super mega pistolata. Pazzesco. Abbiamo fatto. La Delta Integrale. Sono bravissimi a preparare tutto e di più. Super mega elaborata. Abbiamo la Croce Rossa che è qui, ci dà un'assistenza a questa manifestazione, sono presenti in tutta la giornata perché l'aspetto della sicurezza e soprattutto di donne che possono essere sono essenziali perché queste prove abbiano la possibilità di venire. Un po' di sponsor, Luca, cosa dici? Ebbene, che li possiamo citare perché sono coloro che hanno dato la possibilità di sostenere questa manifestazione. La Renault 5. Qui ci sono delle grosse spese, sì. In tutti i sensi, quindi per riuscire a essere qui oggi siamo fatti aiutare tante persone qui del territorio. La GT Turbo. Ci hanno dato una mano e ci hanno sostenuto. Se riesci a leggere vuol dire che mi stai dietro. Ah, è forte. C'è tanto lavoro e ci sono tanti soldi da investire veramente per le assicurazioni, per le strutture, per i permessi di occupazione solo pubblico e quindi sono manifestazioni che alla fine sono libere ma però sono anche costose e costano a chi non solo in termini di tempo e di volontariato ma proprio dal punto di vista economico. Quindi un ringraziamento lo facciamo agli sponsor che hanno reso possibile questo, la Bichini Impianti, la Donauto Auto, la GT Service, la tabaccheria Fratelli Rappin, Dimensione Caccia e Pesca, Autoservice, Crivellari, Pro Action, Bozzolan Arreda, Zilio, Orificeria qui di Ponte San Nicolò, Gusto e Bontà, la Galleria 46 di cui vi dicevo prima qui a lato, potete andarvi a gustare qualche panino, qualche primo piatto, bere una bella birra che ce ne sono tanti.
Poi abbiamo Serigram, Benazzoli, artigiani moderni qui del nostro territorio, e poi tanti altri che Emanuele sicuramente vorrà eventualmente riferire se mi sono dimenticato. Certo, certo. Allora, tutti i piloti, ci siamo tutti? Possiamo dare il via? No, mi dicono dalla regia ancora no. È proprio loro, le ragazze pompom, che dicono da qui siete bellissimi, ve lo posso assicurare. Guarda, c'è anche McQueen. Ciao McQueen. McQueen? Ma proprio tu qui? Sì, lei McQueen, l'ho conosciuto ieri. Se tutto era a posto, veramente mi sono emozionato perché ho visto questa strada artigianale chiusa per questo evento con tutte le sicurezze, veramente un bel colpo d'occhio, mi è piaciuto molto, sai? Merita. Poi camminare sulle strade libere, senza auto, liberamente, un qualcosa di unico, perché non è che succede spesso una cosa del genere qui a Ponte San Nicola Emanuele. Allora, il sole l'abbiamo ordinato, la temperatura non troppo calda, sapete perché è fatica a correre in macchina, in mare, ecco la persona importante, facendo un po' il nostro meglio, e piano piano adesso comincerete anche a sentire il rumore, il ronco dei motori, cominceremo ad assaporare che cos'è questa manifestazione. Fare prima cosa, siamo in un contesto nuovo dove giustamente l'amministrazione comunale e la polizia locale, per rilasciare i permessi, ha fatto mille interviste, ha chiesto mille pareri, non stiamo a far polemica su chi ha voluto mettere il bastone fra le ruote a questa manifestazione, è una cosa normale alla quale siamo abituati da tempo, ognuno fa la sua gara, no? La gara inteso gara nella possibilità di avere i permessi nazioni, quindi fai pure entrare. Io farei un ringraziamento anche a lei, commissario. A lei, io sono un lui, intanto prima no, a lui perché veramente ha detto le regole in maniera molto chiara, le ha capite chi non se ne intende del settore, quindi penso che voi le abbiate capite molto ma molto bene, che questa è la cosa importante. Quello è il problema, è la cosa importante, sì, grazie. Allora, l'ordine d'ingresso in... Ecco qui gli equipaggi si stanno preparando, la categoria 106 Challenge, sono pronti, bei carichi. Comincia questa avventura a Ponte San Nicolò con questa prima Formula Driver 2024, quindi una cosa nuova in questo comune, e noi siamo tutti pronti per vedere questa meraviglia lungo le strade chiuse della nostra zona artigianale. Allora, siccome questi della categoria Challenge sono pronti, si prepara a ruota la categoria A più A12. Categoria A e A12 pronti, anche voi alla partenza. Equipaggi della categoria Challenge 106 sono Fred e Emilio con il numero 33, Riccardo Pivetta con il numero 19 e Lonigro Matteo con il numero 4. Li vedo bei carichi, pronti, in assetto da gara. Alcuni hanno una bella videocamera attaccata al casco e quindi riprendono le loro performance. I motori sono caldi, le ruote sono gonfie, quindi si può solo che partire.
ricordo che lungo il percorso ci sono diversi punti in cui ci sono delle chicane, perché la velocità sarà rallentata proprio per la sicurezza. In ogni postazione ci sono dei commissari di gara che verificano il buon andamento delle performance. Quindi tutti su questo sono. Ma queste sono originali, queste qua sono originali, sono nuova. Guarda, tre equipaggi, signore.
Tante categorie ci saranno oggi fino a questa sera alle 6. Riprenderemo solo una piccola parte e poi venite qua a vedere dal vivo. Ciao, bella gente. Circuito chiuso in zona industriale, è un ovale in pratica. Una macchina, uno turbo, c'è tutto il compressore.
Si è ritirata per guasto. Dopo avremo, spero, maggiori informazioni a riguardo. Sì, bravo, da quella parte. Ok. Adesso torniamo alla gara. Eccola, eccola. Eccole che arrivano tutte. Su quelle auto, però il guasto è sempre dietro l'angolo. Pazzesco. Ricordo che siamo in zona industriale di Roncaieti, sono una zona chiusa, circuito ovale, chiuso delle strade interne della zona industriale di Roncaieti, a molto segnale. Veramente tanta gente. Ricordo al pubblico il servizio di gioco. Tendevano a dare in sovrasterzo, in accelerazione in rettilineo, comunque pazzesco ragazzi. Manca il conduetto,
questo è un po' più timido, il passo a ruota al terrore destro, sta perdendo il passo a ruota al terrore destro. Eh no, più che altro non piace, si può avere una vita pazzesco. Un'auto stava perdendo il passo a ruota al terrore destro. Pazzesco. Equipaggi di Provengono da fuori Provincia, da fuori Bruni, quindi una manifestazione di mezzi.
moto fa scattare anche l'antifurto della fabbrica qua di fronte. Ciao bella gente. L'antifurto, l'antifurto è quello del negozio di ottica qua in zona industriale di Roncaiete, è scattato per colpa del rumore dei motori. Eccola, eccola che sta arrivando ancora. Dai che stanno per arrivare, altro giro ragazzi. Colonna sonora della ditta di ottica di Ponte San Nicolò, quella sirena dell'antifurto. Ecco, hanno finito adesso, sai, adesso arrivano le altre. Ok ragazzi, tra poco c'è la partenza della prossima batteria di auto. Godetevi questo spettacolo pazzesco. È rientrata una nuova batteria di gara, ha iniziato la sua gara, tutte le batterie sono una dietro l'altra di seguito, quindi un bel susseguirsi di gare di auto. Giornata fantastica di sole, ci voleva, perché era tanto che non aveva una bella giornata del genere. Qua c'è il sistema di sicurezza, la zona della pista è chiusa al pubblico. Questi sembrano avere una guida un po' più prudente rispetto agli altri, cerco di preservare un po' i motori. Comunque tanta gente, grande
organizzazione, speriamo che ci sia, che ci sarà anche l'anno prossimo, speriamo. Adesso stanno arrivando, perché devono fare il giro e vanno là, passano davanti all'ufficio del papà. Ma vanno piano questo qua, va piano proprio, è la differenza da... Un'altra macchina, temo abbia rotto, va troppo piano, c'è bandiera gialla, due auto addirittura, sto rientrando. Due auto sono rientrate prima del tempo. Ci siamo, vedete, non si riesce se prima non entra. Giro di prova precedente. Senti che profumo di gomme bruciate, di benzina. Eccoli qua, ben arrivati. L'allarme. Gara interrotta prima del tempo perché le auto avevano rotto il motore, capita a queste gare, gare di bravura, di potenza e di precisione. Adesso vediamo la ripresa col nuovo team. È partito un caro attrezzi in questo momento. Filippo occupa una macchina, è rotta nel circuito. Le nostre squadre stanno andando a recuperare il mezzo che ha fuso il motore. Ok ragazzi, capita anche questo lo spettacolo delle auto. Adesso quando torna il motore, senti, senti, ecco, ecco,
tra poco c'è la nuova gara. Siamo qua con il nostro amico. Beh, per carità. Numero uno. Ragazzi, c'è il bene che prude, non vedono l'ora di partire per fare la prova della pista. Per assettare l'auto. Ok, stiamo aspettando che il caro Attrezzi rientri e recuperi la macchina. Dopo vedremo se è ceduto solo il motore o se è successo qualcosa di peggio. Pazzesco. Adesso parte la auto. Comunque Caratrezzi si sta mettendo più del previsto. Bene, siamo pronti anche per questo giro di prova di questa ultima. Ancora? Siamo pronti per il giro di prova della categoria C. Qui siamo ancora o no? Intanto si stanno allenando le auto per la nuova batteria, finché le auto stanno correndo dentro il circuito automobilistico di Roncagliette, zona industriale. Sono assicurate solo per la giornata. Il numero 14, Schiavone, dove sei? Eccolo qua, non ti abbiamo visto. Oh, questi corrono, raga, questa batteria corre, caspita. Questa batteria corre proprio. Precisato che non è possibile fare dei sorpassi o il regolamento. Mi sento che è quello davanti a te. Pazzesco, auto incredibili, pazzesco.
passaggio che trova il circuito, prende mano, diciamo, o piede di quello che è il circuito, le curve, le chicane, e mettono a punto il mezzo che poi farà la gara vera e propria, la prova di abilità. Squadra è partita, pazzesco. Vedremo quest'anno come correranno, se venire più prudente tirando il motore a tutta potenza. Ricordiamo che più di un'auto ha ceduto, speriamo che sia riparabile. Tanta potenza. Qualche lieve problema. È lui meccanico. Dovrebbe sapere lui. Bene, sì, l'antifurto del negozio di occhiali è scattato di nuovo con la potenza dei motori di questi ragazzi fantastici che stanno correndo. Thank you.
macchina, vuol dire che è una macchina originale. Rientrando. Pazzesche, sono appena uscite, adesso vedremo se riusciamo a riprendere. Che auto pazzesche oggi, ragazzi, pazzesco. No, vabbè, no, questo da dalla merda tutti. E in fondo c'è anche un deltone integrale. Vediamo se corre in pista.
pazzesco. Siamo sempre qua in zona industriale di Roncaglietti, di Ponte Senigallo, zona industriale, zona chiusa al traffico, un quadrato tra le pareti della zona industriale. Da che sta arrivando un'altra. Vecchia Ford d'epoca ha tagliato il filo di sicurezza, no, vecchio, per rientrare, dai. Ci sta, ci sta. No. Vediamo anche, veramente mi fa piacere molto pubblico in questa giornata. E vai, dovranno si sistemare. E in fondo? In fondo c'è una delta integrale, le auto speciali hanno un box a parte per le partenze, sono altre auto per fare il giro. Thank you.
Benedetti integrali, una Sierra Cosworth, una BMW M3, pazzesco, e l'ultimo giro, l'ultimo gruppo. Dopo oggi pomeriggio ci saranno anche delle gare di abilità, ma intanto gustiamoci questo giro pazzesco delle regine. Pazzesco ragazzi. Vedi questo palo? Vedi palo? Facciamo la punta. Delle piante, se le chiamiamo così, delle... E qualcosa mi dice che la Elisa gioca in casa oggi. Eh sì, sì, noi faremo tifo per lei. Veramente il queste sono veramente potenti, ragazzi, pazzesco, ma muy muy bueno. Il mio maestro dovrebbe arrivare tra poco. Ricordo che siamo nella zona industriale di Roncaglietti di Ponte San Nicolò, un circuito chiuso tra le fabbriche della zona industriale. BMW sempre a fare le curve in testa coda, pazzesco. E ovviamente l'antifurto è ripartito con rumore. Queste delta sono pazzesche. Tutto bene? Thank you.
sei rientrato? Sì, ho le cose. Pazzesco come guida pilota della BMW. Come guida pazzesco. Pazzesca come giornata, ragazzi, pazzesca. Thank you.
ciao. Si è attaccato dall'altra parte adesso. Non hai mai visto? Non so dove io. Come on. Questa batteria ha finito. Grande Liva! Categoria Challenger ai cancelli, urgentissimamente, grazie. Subito ai cancelli, categoria Challenger, per cortesia, grazie. Porta i numeri, Luca. Eccoli qua, categoria Challenger 106. Subito ai cancelli di partenza, perché qua non si perde tempo e si parte subito con le manche. Allora, numero 33, Prete Emilio, numero 19, Riccardo Pivetta, numero 4, Lo Nigro, Matteo. Ok, finita la prima parte di questa mattina. Quando sei? L'11 e il 12. Sì. 7 maggio. Parte, ma ho messo la bandina sul. Ok, prima parte conclusa. Categoria Challenge 106. Sono pronti alla partenza la numero 33, la numero 19 e la numero 4. Adesso proprio cominciano le manche della vera e propria gara, categoria per categoria. Lungo il percorso ci sono due fotocellule che intercettano il tempo e alla fine di tutte le manche ci sarà una classifica finale che darà la vittoria per ogni categoria. La categoria che parte è quella Challenge 106, a seguire la categoria A e A12, che si prepari la numero 166, la numero 67, la numero 205, la 13, la 99 e la 46. Ok ragazzi, adesso sono iniziate le gare a tempo, le stesse auto che avete visto. Ci sono le gare a tempo e dopo oggi pomeriggio ci sono anche le gare di abilità, le gare con i Pirilli, le gare non di corsa ma di abilità. Adesso sono delle gare a tempo sul tracciato, gli stessi mezzi che abbiamo visto oggi. Vi invito a vederli e oggi pomeriggio, sono qua a Roncaglietti di zona industriale. Ok ragazzi, tanta bella gente qua, un ultimo sguardo al pubblico. Questa super manifestazione. Ok, intanto ci vediamo, per questa mattina è concluso, ma qua c'è ancora gente fino a questa sera alle 6. Ciao bella gente!